Salve a tutti ragazzi e bentrovati, rieccoci qui a un nuovo episodio della Sbarbata del lunedì. Come potete notare mi trovo in trasferta e anche oggi non volevo abbandonarvi e ho portato qualcosina appresso per farmi la barba. Ma ho dimenticato il sapone, come faremo oggi a sbarbarci? Tutto questo dopo la sigla. Eccoci qua. Allora ragazzi, a casa avevo messo già la lametta all'interno del mio Wilkinson da viaggio. L'ho pagato appena pochissimi euro su Amazon. All'interno ho caricato un'astra. Perché mi porto questo? Perché per me è comodo, lo metto nel beauty case, non pesa tantissimo e poi mi faccio uno massimo due barbe nella settimana in cui mi trovo fuori. Però vi voglio far vedere che ho messo un'astra verde all'interno. A proposito di astra verde, allora è successo che la settimana scorsa ho fatto una barba economy, ho fatto una barba dove ho fatto vedere quanto all'incirca uno può spendere all'inizio per iniziare a creare un kit da rasatura con un monolama. In quel caso ho utilizzato un monolama comprato in un negozio che vende detersivi e l'ho pagato appena 5 euro, ma perché no non comprare anche un Wilkinson del genere, che l'ho preso sempre su Amazon, adesso non ricordo il prezzo con precisione, ma pochissimi euro. Questo qua io mi trovo benissimo, lo tengo con me da anni, lo porto sempre in vacanza con me, oppure quando vado a fare un weekend fuori, perché mi è comodo, è leggero e mi trovo bene. A proposito di Astra, dicevo, ho detto che costano il pacchetto 3 euro perché in quel momento, prima di farmi la sbarbata, avevo letto su Amazon che costava 3 euro. Non so come mi è uscito questo link e avevo memorizzato 3 euro. Ma parecchi mi hanno scritto che costano all'incirca 70-80 centesimi. Ma stiamo lì, insomma, ragazzi, a spiegare un po' la situazione per quanto riguarda i neofita che si iniziano ad avvicinare a questo mondo straordinario e volevo fargli capire che basta veramente pochissimo, all'incirca 20 euro, ma neanche, per iniziare a entrare in questo mondo. Questo perché? Perché non pensavo di non far spendere tantissimi soldi e comprare subito un rasoio super performante, laddove molte persone, ragazzi, iniziano questo mondo straordinario e poi lo abbandonano per tanti svariati motivi. Per chi pensa di fare più in fretta e fare meglio con un rasoio a tre lame, per chi utilizza un accessorio elettrico, per tanti motivi personali che non stiamo qui a elencare. Ma ci troviamo in trasferta, mi sono portato un mini kit come faccio solitamente, ma ho dimenticato il sapone da barba. Come faremo? Allora, il rasoio ce l'abbiamo, la lametta all'interno già era caricata, mi avevo portato anche il mini pennello della Proraso per fare una bella montatura sul viso direttamente, e il prebarba, eccolo qua, un prebarba verde. Andiamo a aprire, vediamo prima se c'è il prebarba all'interno, se no abbiamo scherzato. Ce n'è pochissimo, ma secondo voi riesco a sbarbarmi solo con il prebarba? Commentate, ditemelo se lo avete mai fatto, se ci avete mai provato. Considerate che comunque io sono andato a mare, oggi ho la pelle veramente abbronzata. Laveremo bene profonditamente il viso prima di iniziare la rasatura, per iniziare a fare già una preparazione per quanto riguarda la rasatura. Quindi apriamo l'acqua, qui c'è il rubinetto davanti a me. Prendo una saponetta che mi hanno dato qua a Santorini, che è ricca di olio d'oliva. Olio d'oliva, eccolo qua. Insaponiamo bene bene sulle mani e andiamo sul viso. Iniziamo già a preparare la rasatura. L'olio d'oliva è un olio, quindi ci aiuta nell'ammorbidire la pelle. Ragazzi, chiedo scusa per quanto riguarda un po' l'audio, le luci, ma è una sbarbata improvvisata. Ecco qua, mi lavo il viso,
È una sbarbata improvvisata e spero che voi apprezziate il mio gesto. Ok, andiamo a prendere il pre-barba. In questo caso lo vado a prendere con un ditino, vedete? E questa è un'operazione importante da fare, massaggiare bene sul viso e diffondere tutto il pre-barba sul viso. Mettiamo un altro po', anzi lo metto proprio tutto, tanto domani parto, quindi non c'è problema. Qua bisogna abbondare per proteggere la pelle e per far sì che il rasoio diventa bello scorrevole sulla pelle e per far sì che il rasoio scorra bene sulla pelle. Più protezione creiamo sulla pelle, meno creiamo irritazioni. Pre-barba rinfrescante è bellissimo, soprattutto oggi che sono stato al mare, al sole, quindi veramente piacevolissimo sul viso. Ecco qua. Massaggiamo un po'. Ovviamente è inutile passare il pennello perché non andrei a concludere niente. Cioè è inutile proprio passare il pennello. Quando ho massaggiato bene così con le mani e riesco a distribuire bene tutto il pre-barba sulla pelle, poi posso andare a radere. Vediamo un po' cosa succede. Speriamo bene che Dio me la mandi buona. Ecco qua. Vedete? Tranquillamente. Questo perché? Perché il pre-barba veramente è ricco di protezione, è ricco di oli essenziali e ci protegge la pelle. Anche perché ho utilizzato questa saponetta che è già l'olio d'oliva e quindi ha creato una sorta di protezione sulla pelle. Ovviamente dovete fare attenzione quando fate queste cose, ragazzi. Il rasoio non è male, già l'ho utilizzato in passato. Per chi non lo conosce, è un rasoio veramente leggero, di plastica all'interno, però è metallo, vedete? Si svita e si mette la lama all'interno. Andiamo a sciacquare bene. Ok. Perfetto. Ecco qua, ragazzi, vi posso garantire che la lama scorre veramente bene e non dà fastidio sulla pelle. Ne vado a mettere un altro poco che mi è rimasto e faccio anche una seconda passatina. Ecco qua, una delle cose importanti che dobbiamo fare dopo sicuramente è mettere un po' di crema sul viso. Questo perché? Perché sapete che bisogna proteggere la pelle dopo la rasatura, cosa fondamentale, anche perché oggi l'ho esposta molto al sole e quindi utilizzerò sicuramente una crema molto idratante che mi farò consigliare da mia moglie Adele. Eccoci qua. Vado a fare una seconda passatina molto leggera, attenzione, adesso non andiamo a spingere tantissimo. Ecco qua, nel frattempo è arrivata la crema. Adele, ci vuoi spiegare un po' questa crema Toscani? Sì, questa è una Venga crema. un attimo nel video. Ragazzi, presento mia moglie per chi non la conosce. Ciao ragazzi, questa è una crema che si chiama Aqua Balance Cream, è un fortissimo antiossidante ed idratante e equilibra proprio la pelle e il pH dopo un'aggressione di agenti esterni e soprattutto è molto molto idratante, quindi ideale dopo una giornata di sole o dopo aver fatto appunto una sbarbata. Eccola qua. Top, grazie mille, dopo la mettiamo. Oggi niente alcol sul viso, ragazzi, mi atterrò a quello che abbiamo.
Avete visto, ho messo un po' d'acqua sul baffo per idratare ancora di più, essendo una delle parti più dure della mia barba. Ecco qua, vado a sciacquare un attimo il viso per bene. E voilà! Asciughiamo tamponando, senza strofinare per evitare sempre le irritazioni. Non immaginate il viso come bello fresco, mentolato. Mamma mia, bellissimo, ci voleva proprio oggi. Ecco qua, controllato se c'è qualche peletto superfluo. Ovviamente ragazzi, questa è una barba che non è che sono andato tanto a fondo. L'ho pulita bene, l'ho preparata per domani per andare di nuovo al sole. Mettiamo un po' di cremina e la andiamo a mettersi tutto su tutto il viso. Questo qua lo possiamo mettere anche sull'arco sopraccigliare, zona T, sul mio frontone. Andiamo a idratare un po'. Bene, pelle bella, luminosa, senza irritazioni. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, anche se è stato breve, spero che sono riuscito a trasmettervi qualcosa. Mettete un bel like, attivate la campanella e alla prossima sbarbata. Ciao!